Si può imparare a proteggere il mare solo attraverso la sua conoscenza e per questo, rivolta soprattutto alle nuove generazioni di studenti, la settimana blu organizzata dalla Guardia Costiera e dall'Ufficio Scolastico Regionale in tutti i comuni rivieraschi della BAT. La tappa conclusiva si è svolta questa mattina a Barletta con un incontro ospitato dalla Lega Navale a cui hanno preso parte il Comune, la Capitaneria di Porto, il Centro di Recupero Tartarughe di Molfetta e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Per riscoprire il mare quale fonte di vita, radice di costumi e tradizioni, risorsa preziosa per l'economia locale. Oggi 11 aprile è la giornata nazionale del mare e della cultura marinara, rivolta ai giovani, agli studenti, in modo che loro acquisiscano consapevolezza della grande risorsa che è il mare e l'ambiente costiero e della necessità di tutelarlo e di rispettarlo. Oggi è la giornata conclusiva di una settimana densa di eventi, abbiamo tenuto un'iniziativa, una giornata in ogni comune rivierasco della provincia BAT. Abbiamo insomma, riscontrato grande interesse da parte dei giovani e speriamo insomma, che loro rimanga qualcosa che è il significato di questa giornata. Gli studenti hanno anche scoperto la palestra dove si allenano gli atleti impegnati nel canottaggio e nella vela e le imbarcazioni che vengono utilizzate in queste discipline sportive. Poi hanno potuto osservare l'ammaraggio di un idrovolante in una simulazione di soccorso in mare. Attività di sensibilizzazione alla cultura marinara portate avanti tutto l'anno dalla Lega Navale di Barletta. E noi tutto l'anno cerchiamo di lanciare questo messaggio. In particolare ora stiamo interagendo con le altre realtà, come le scuole per esempio, le altre realtà che possono essere protagonisti di questo recupero. Il nostro specchio d'acqua per esempio all'interno del nostro porto ha bisogno di essere valorizzato, come ha bisogno di essere valorizzato il trabucco che è stato costruito ma ha bisogno di visitatori, non può essere una struttura abbandonata a se stessa e questo con tutto il mare, con tutto quello che gli è intorno. Oltre 2 ore di educazione ambientale a contatto col mare e con chi ne conosce i segreti. Per gli studenti un'esperienza dall'alto valore formativo. Questi ragazzi, avere la possibilità di vivere una giornata come questa, credo che sia una cosa fortemente positiva. Hanno ascoltato delle cose importanti, delle descrizioni, hanno visto dei filmati, delle cose istruttive. Molti di loro chiaramente conoscono già queste tematiche, la frase non abbandonare il sacchetto sulla spiaggia, i rifiuti, le cose, però ripetute, inserite in un contesto più ampio, più specifico, probabilmente acquista efficacia.